La sentenza di primo grado per il relitto della nave Concordia, in cui è l'unico imputato il capitano della nave, che è stato condannato a 16 anni di reclusione e a un mese di arresto, e dovrà pagare una moltitudine di milioni insieme alla società proprietaria della nave, ai parenti, al governo italiano, alla protezione civile ed alle associazioni ambientaliste. La notizia della condanna ha fatto il giro del mondo, aprendo i principali siti online internazionali, dalla BBC alla CNN. Hanno aperto con il verdetto del tribunale di Grosseto e naturalmente si aspettano nelle prossime ore le reazioni del diretto interessato e dei suoi avvocati.